Un evento importante che pone nuovamente l'Abruzzo al centro di un dibattito che forse nello stesso Abruzzo spesso viene un po' mortificato. I dati che sono stati esposti dal professor Mauro ma anche dai 5 presidenti delle Confindustrie non solo d'Abruzzo dimostrano che questa è una regione fortemente industrializzata con degli indici e performance importanti al di sopra sicuramente del centro-sud e in alcuni casi addirittura in competizione con il nord, dati importanti e soprattutto oggi dove si è stata la pubblicazione del decreto dell'attuazione della ZES unica, credo su cui bisogna riflettere, su cui bisogna incidere. Indubbiamente è un momento difficile con i tassi che sono stati portati dalla BCE, insomma elevati così e ci porta ad un'inflazione che si sta dando alcune problematicità, ma questo in Abruzzo si riesce a combattere perché c'è un'industrializzazione importante, un commercio forte, un tessuto agroalimentare che ha dato risposte e continua a darle, quindi credo che questo summit possa tracciare un percorso importante in un momento in cui si stanno disegnando tutti i fondi strutturali sia nazionali sia europei sia quelli straordinari. Credo che un cambio di passo ci sia stato perché abbiamo attuato alcune riforme importanti. Penso una per tutte che è la fusione tra i due enti strumentali, cioè Abruzzo Sviluppo e la FIRA, una cosa che qualche anno fa si pensava impensabile, l'abbiamo attuato e credo che i frutti si stiano vedendo tutti. Sulla ZES, su cui insomma, si era iniziato un percorso, addirittura con la regione, c'era stato detto con la regione Molise, invece poi tutto è naufragato, invece oggi con la ZES stiamo dando dei risultati. Io credo che poi questa è la prima volta che ci sarà un governo regionale che scrive gli investimenti sulla nuova programmazione e la potrà portare avanti. Questo credo che sia un passaggio fondamentale. Si è lavorato bene in questi 5 anni portando avanti alcune riforme importanti, penso al testo unico sul commercio, al testo unico sul turismo, passaggi fondamentali che ci danno la possibilità di far fare quel salto di qualità all'Abruzzo che magari per troppo tempo è stato diviso da campanilismi inutili.